Salve ragazzi e cari amici del web, sono Andrea Bruno e quest'oggi vi parlerò di un tema di grandissima attualità. Salve ragazzi e cari amici del web, sono Andrea Bruno e quest'oggi vi parlerò di un tema di grandissima attualità. Vi parlerò di sanzioni, aiuti umanitari, USA, Unione Europea e NATO. Lo farò su richiesta di un carissimo utente che mi segue in internet. E mi ha scritto privatamente proprio di trattare questi argomenti, argomenti che in un certo modo singolarmente un po' ho già trattato, proprio in qualità di persona che va ad interessarsi direttamente dei fatti e di quello che succede andando anche sul posto. Allora, su certe cose chiaramente non si può andare sul posto, nel senso che ci sono argomenti che il posto e il mondo sono dei concetti di globalizzazione, sono dei concetti che coinvolgono qualsiasi punto della Terra perché le decisioni di geopolitica da parte di alcuni elementi imperialisti vanno ad influenzare la vita di tutti quanti noi. Allora, incominciamo a parlare delle sanzioni. Le sanzioni che cosa sono? Le sanzioni è un qualche cosa di punitivo, è un qualche cosa che viene creato ad arte per dire: ok, la tua politica a me non mi piace, io cercherò di farti cambiare idea ledendoti economicamente. Cosa c'è che non va in queste sanzioni? In primo luogo, queste sanzioni sono state tutte suggerite dagli imperialisti americani, dagli USA, e queste sanzioni, anche andando a vedere nello specifico, nei fatti vanno di più a ledere chi le emette che chi le riceve, perché sono delle sanzioni in un certo senso dettate per mostrare la propria potenza, la propria egemonia geopolitica sui propri alleati. Queste sanzioni sono delle sanzioni fatte ad arte, non tanto per andare a punire la Russia, ma più che altro per dimostrare all'Italia, alla Francia, all'Olanda, tutti i paesi che le applicano, anche alla Finlandia che è un paese confinante con la Russia. È assurdo per un paese che ha delle relazioni di confine, di frontiera, come anche le Repubbliche Baltiche che sono confinanti con la Russia, a parte la Lituania che confina con la Bielorussia. Applicare delle sanzioni tipo commerciali sono dei provvedimenti deleteri per la propria economia quando il paese è prettamente confinante. Sarebbe come per dire l'Italia se andasse ad applicare delle sanzioni alla Svizzera che ce l'abbiamo sul confine, ecco. Allora, andiamo a parlare nello specifico di queste sanzioni. Queste sanzioni hanno colpito degli oligarchi, ovvero delle persone che in un certo senso nei fatti si sono arricchite illegalmente. Molti diranno: ma se si sono arricchite illegalmente, questi oligarchi russi perché non li hanno arrestati? Probabilmente perché hanno le mani in pasta. Molti oligarchi russi hanno fatto una brutta fine. Tanti si sono salvati perché probabilmente hanno degli agganci potenti, hanno le spalle coperte. Certi sono anche vicini probabilmente all'amministrazione russa. Di fatto si sta che si sono voluti ad andare a colpire proprio degli oligarchi, ma gli oligarchi nei fatti chi sono? Sono persone che rubano da una parte e portano i soldi dall'altra parte, ovvero all'Unione Europea. Nei fatti l'oligarca compie più un danno nel proprio paese perché è una persona che si arricchisce e badate bene, ad ogni arricchimento esiste sempre un crimine. Perché una persona, un individuo, non si può arricchire a dismisura senza andare ad infrangere delle regole che possono essere delle regole dal punto di vista legislativo oppure delle regole dal punto di vista morale. Una persona si può arricchire fino a un certo punto, può diventare milionaria, difficilmente potrà arrivare ad essere milionaria senza fare qualche cosa, diciamo, alla umma umma, però non potrà mai diventare miliardaria senza aver commesso un crimine, perché ad ogni ricchezza corrisponde un crimine. Questo è nei fatti. Dopo possono essere, quello che sto dicendo può anche non piacere, qualcuno può dire no, però uno può diventare
miliardario perché è più furbo degli altri. No, in realtà io sono convinto che non è così, perché nel lato pratico ho avuto modo di sperimentare tante cose. Io, per esempio, ho inventato il social network prima di Zuckerberg. Io non sono un miliardario. Zuckerberg ha creato il software, che poi non l'ha neanche creato lui, l'ho fatto commissionare per creare il social network. Perché è diventato ricco, potente, la sua società è quotata in borsa? Perché essenzialmente Facebook è uno strumento in mano alla CIA, interessava alla CIA, uno strumento per controllare le persone sulla Terra, ad avere di ciascuno una scheda che ne indichi le proprie preferenze politiche, religiose, se è un qualcheduno che può essere pericoloso per gli interessi degli Stati Uniti d'America o per altri tipi di interessi, per cui Facebook è un'applicazione che essenzialmente serve per controllare la gente. Non per niente, appena uscito, te lo trovavi installato nei primi telefonini, ancora non c'era Android, non c'erano gli smartphone, ma comunque Facebook sono riusciti anche a fartelo mettere nel telefonino, e nemmeno lo potevi togliere. I vecchi telefonini tu non lo puoi disinstallare, se c'è dentro Facebook te lo devi tenere. Perché? È una forma di controllo. Le persone che si arricchiscono essenzialmente lo fanno perché sono collusi con dei poteri forti che hanno interesse a far arricchire questa persona, perché hanno interesse a sorreggere un loro progetto, oppure hanno interesse a mettere anch'essi le mani in pasta con qualcun altro e creare delle coalizioni che essenzialmente sono contro la società. Quindi le sanzioni alla Russia sono delle sanzioni che hanno colpito degli oligarchi, sono stati di fatto congelati i patrimoni di queste persone molto ricche dentro nell'Unione Europea, e questo è come dire: noi i vostri soldi non li vogliamo, i vostri soldi a noi non ci interessano, ma se fino a ieri avevamo che ne so, l'Inghilterra che accoglieva tutti questi oligarchi, la Germania anche, perché essenzialmente portavano soldi, e i soldi non fanno mai schifo indipendentemente da dove arrivano, tutto ad un tratto gli Stati Uniti d'America hanno deciso di ledere l'Europa, perché evidentemente dalla Russia arrivavano troppi soldi. Ecco, questo è un po' il discorso. E le contromisure chiaramente adottate dalla Russia vanno veramente a colpire l'economia europea in un momento in cui è molto fragile. Perché è stata chiusa la dogana all'importazione di prodotti alimentari, e vista la crisi che c'è in Europa, soprattutto per quanto riguarda anche in Italia, guardiamo, la frutta si butta, le verdure si buttano, perché le grandi catene della distribuzione alimentare le vogliono acquistare a prezzi minimi per poi rivenderli nei centri commerciali, nella grande distribuzione, a prezzi 10 volte maggiorati. Abbiamo dei prezzi che salgono, che partono da 15 centesimi al distributore e arrivano in negozio a 1,50 euro. Abbiamo una differenza di 1 a 10. Questi produttori sono in crisi, la loro produzione non trova sbocco sul mercato europeo. Fortunatamente abbiamo avuto un mercato russo che era ben propenso ad accogliere, pagando bene, questa produzione che altrimenti andava a mettere in difficoltà i produttori locali. Allora, per quanto riguarda queste sanzioni, dal punto di vista internazionale sono nazionali e internazionali, sono illegali. Dal punto di vista nazionale, perché non rispettano la Costituzione di nessun paese, perché in Europa essenzialmente tutte le Costituzioni dicono che tutti gli individui sono uguali, per cui un oligarca russo non può essere punito perché è ricco, perché lui comunque è uguale a tutti gli altri, non perché lui magari è più vicino a Putin, questo non può costituire un elemento di punizione, neanche il fatto che esso sia russo. Questo contraddice la Costituzione italiana, e quindi questi signori faranno sicuramente ricorso. Se a me succede qualcosa, se a te succede qualcosa, a livello anche, ti può capitare nella vita che ti succeda qualcosa che ti vada a ledere, probabilmente te lo tieni in quel posto senza lamentarti.
la cosiddetta legge nel Menga, chi lo prende in culo se lo tenga, ma l'oligarca che i soldi ce le ha, lui ha tutti i mezzi e tutte le possibilità per farsi rivalere dal punto di vista giuridico, quindi lui andrà contro questa decisione, riotterrà tutto quello che ha avuto, in più saremo costretti a pagargli anche i danni e gli interessi maturati durante il periodo in cui il capitale era stato congelato, perché tu non puoi a tua discrezione andare a punire uno che di suo lui non ha nulla a che vedere con i fatti che succedono in Ucraina. L'oligarca, che gliene frega di quello che sta succedendo adesso nel Donbass? A lui non gliene può fregare di meno. Per cui queste decisioni imposte dagli americani sono delle decisioni completamente deleterie e a livello di Unione Europea ci hanno dimostrato che i nostri governanti sono tutti dei pagliacci, dei burattini, sono tutte delle persone che non hanno nervo e non riescono ad opporsi contro una violenza infasta che va a infierire il governo di ogni singolo Stato. Quando l'America e quando questa struttura all'interno dell'Unione Europea, la Troica, danno il là, ovvero lanciano un ordine, tu devi ubbidire incondizionatamente, ovvero non hai neanche la possibilità di opporti nemmeno solo con il pensiero. Questo vuol dire che gli stati non hanno più alcuna sovranità. Questo è estremamente deleterio, è pericoloso ed è proprio tutto questo sistema che sta provocando l'affondamento dei singoli stati. Nei singoli paesi europei in questo momento c'è una crisi terribile, incominciata nel 2008-2009, e il Titanic va sempre più affondando proprio perché c'è questo sistema qua di egemonia geopolitica nei quali alcuni individui che sono essenzialmente un'espressione economica finanziaria, parlo dei banchieri, la Troica è un organismo economico finanziario, vanno a sovrastare le decisioni e il potere di ogni singolo Stato. Lo Stato non ha più alcun potere decisionale. Queste enormi scatole vuote, ovvero il nostro Parlamento, la nostra, insomma, la Camera dei Deputati, dei Senatori, sono delle scatole vuote che sono costosissime, ma almeno avessimo avuto la soddisfazione di dire che queste scatole vuote ci portano a un qualche cosa, possono decidere la nostra economia, possono dare un input per farla progredire e per migliorare il paese. In realtà questi qui sono dei pagliacci, dei burattini, con un costo immenso che si riversa sulla società, ma non hanno alcun potere decisionale. Sono dei Muppet, dei pupazzetti che dentro ci metti la mano e lo fai parlare. E loro parlano perché c'hanno qualcuno dietro che gli imbocca le parole che devono dire. Ecco, questo è un po' quello che volevo dire su questo argomento qua. Passiamo a un altro argomento che mi era stato chiesto dalla stessa persona. Parliamo degli aiuti umanitari. Gli aiuti umanitari in Ucraina sono paragonabili alla via della vita che vi era in Leningrado durante l'assedio, ovvero sono qualcosa di fondamentale per far vivere e sopravvivere questa gente che non ha accettato un'usurpazione ordita da parte della Troica, e lì il cerchio si chiude. Anche lì abbiamo di mezzo la Troica, lo stesso organismo economico finanziario che va a mettere in ogni paese a comando dei banchieri, iniziato con l'Italia quando hanno messo Ciampi, e adesso siamo finiti con l'Ucraina che hanno messo Yatsenyuk, che era a capo di una giunta golpista, che era il banchiere della Banca Nazionale Ucraina. Ecco, il cerchio si chiude, abbiamo sempre questi personaggi fra i coglioni, questi personaggi che esercitano un potere nefasto contro le cittadine, contro le persone. E badate bene, cosa fa paura di questa gente qua? Che non hanno remore, non hanno remore, sono disposti ad attuare dei genocidi, a massacrare la gente.
qualora questi alzino il capo, per cui l'Italia in questo momento non ha la possibilità di alzare il capo e ribellarsi da questo gioco di poteri. Verrebbero subito catalogati come terroristi, fatti fuori. Noi abbiamo già in Italia persone che in un certo senso non sono contente, manifestano, ma non trovano spazio nei giornali. I black bloc chi sono? Gli anti-no global chi sono? Sono essenzialmente giovani, più aperti di idee, perché magari accedono di più all'informazione libera della rete, e quindi, capendo questo sopruso, vorrebbero cambiare le cose, però non ne hanno i mezzi, e qualora si avvicinassero all'obiettivo verrebbero semplicemente fatti fuori militarmente. Quello che avviene adesso nell'Ucraina occidentale, nel Donbass, è solamente un esperimento di quello che potrebbe accadere anche in Italia, nel tuo paese. Ok ragazzi, il discorso l'ho finito e ringrazio tutti quelli che mi seguono. Cerchiamo di combattere, non fisicamente, combattiamo in maniera gandhiana, diffondiamo l'informazione libera e cerchiamo di distribuire ad ogni singolo che noi conosciamo un piccolo input, dandogli delle piccole informazioni, perché è possibile uscire da questo gioco di poteri, ma dobbiamo esserne tutti consapevoli. Purtroppo solamente il 5-6% delle persone hanno capito quello che sta succedendo. Ciao a tutti e alla prossima!